Ciao a tutti e bentornati su The Last of Us. Quest'oggi affronteremo una DLC, l'unica DLC uscita per questo grande gioco che, se tutto andrà come previsto, avremo finito di vedere ieri. Sì, in teoria non ci dovrebbero essere grandi intervalli. E che dire, non so nulla di Left Behind, ma leggiamo qua, dice: gioca una storia parallela ambientata durante gli eventi di The Last of Us. È consigliabile giocarlo dopo aver completato la storia principale. Per ora stiamo seguendo tutte le indicazioni. Quindi, che dire? A differenza di The Last of Us, di cui qualcosa ricordavo, molto poco, ma qualcosa ricordavo per aver già visto un let's play, di Left Behind non so veramente nulla, se non per quello che riguarda le immagini canoniche di Ellie e una sua amica. È tutto quello che so. E da quello che abbiamo visto assieme di The Last of Us, potrebbe essere il momento in cui Ellie è stata morsa? Probabilmente, mi verrebbe da pensare a quello, ma che dire, scopriamolo insieme. Che c'è? Sono le luci. Sta giù! Oh! Che diavolo sono quei tizi? Leone! Stai indietro, cazzo! Joy! Metti il braccio attorno a me! Siamo al sicuro. Joel. Joel! La merda. Joel, dai. Alzati, alzati, alzati. Devi dirmi cosa fare. Forza, devi alzarti. Joel! Quindi è quel momento temporale. Riley. Ah, sono caduta sul fianco. Cazzo, pensavo mi avessero morsa. Lo so. È stata forte. Riley, no, appunto, è quella. Non vorrei uccidermi. Era la sua amica. Quella di. Non ti vedo da. Prima di essere morta. Non so nemmeno da quanto. 45 giorni. Beh, 46 tecnicamente. Vuoi sapere che ho fatto? Fino ad ora ti ho creduta morta. Già. Tieni. Le luci. Non ci credo. Sei ancora in stanza da sola. Ho dormito sotto all'ese per 3 anni e sai quanto puzzasse quella ragazza. Esatto. Sei una luce. La conservi ancora? Ma che stai facendo? Voglio evitare che mi becchino in stanza con una luce. Rilassati. Su questo piano non ci sono soldati. Tieni, complimenti. Ehi. Siamo a posto? Siamo a posto? Sono scomparsa e sei arrabbiata. Sì. E ti devo delle spiegazioni. Beh, mi sa di sì. Andiamo via, ti racconto tutto. È quasi mattina e ho le esercitazioni militari. Sai, dove ti insegnano a uccidere le luci. Su, metti i pantaloni e andiamo. Amicizia complicata. Sono una cretina. Forza. Siamo mai finite nei guai? Immagino di sì. Oh, merda. Oh, dimmi che c'è qualcosa. Il tempo sta shiftando. Decisamente. Ti giro sul fianco. Nastro adesivo? Immagino quantomeno blocchi il sangue.
Come si unisce tutto questo a Riley? E al modo in cui immagino sia morta? Per un po' andrà bene. Cerco qualcosa per curarti, ok? Anche perché sennò Joel ci muore dissanguato. Callus, dagli un occhio. Povero cavallo, questo nome. Come mi sarà venuto in mente? Vado, ma torno subito. Promesso. Non morire, Joel. Non morire. Ok. Noto che siamo già abbastanza ferite. Non abbiamo assolutamente nulla. Ma abbiamo che volumi sono questi? La piastrina di Riley pure? L'abbiamo con noi. Il robot di Sam. Walkman. Andiamo un po'. Ti svelo non ha molto i ragazzi o dei bambini. Abbiamo un po' di cose che potremmo leggere. Biglietto di una mamma. No, questo non doveva essere, penso, rivolto a noi. Comunque, abbiamo un po' di cose nell'inventario e per il momento penso di poter evitare di scagliattolare furtivamente. Ma è fondamentale trovare qualcosa. Soprattutto poterci curare a noi in primo luogo prima ancora di poter curare Joel. Che non stavamo nella migliore delle condizioni. E mi chiedo davvero come mai ci siano questi ricordi di Riley e come mai abbiamo ancora appresso la sua medaglietta della luce. Chissà se possiamo farle girare. No, di qua non si passa. E anche qui appunto ci stavano i controlli dell'esercito per evitare lo spargimento del virus. L'ascensore non credo funzioni. No. Non ci resta che salire. E qui sotto non c'era assolutamente nulla. È un nativo? Un indiano? Parrebbe di sì, su un cavallo. Molto bella. Anche se non so perché metterla in un supermarket. Frozen yogurt. Mi sarebbe piaciuto assaggiarlo. Ho letto fosse delizioso. Chissà cosa deve essere stato questo posto un tempo. Con tutta quella gente. Il chiasso e i bambini. Adesso c'è soltanto l'eco dei miei passi. C'erano altre scale che non ho visto? Sì. Non ci avevo semplicemente fatto caso. Ok. Continua a non starci assolutamente nulla. Deve essere passato qualcuno prima di me. E deve aver ripulito tutto a quanto pare. Anche se non sono riuscita già a forzare nessun negozio. Dovrei cercare una farmacia. Probabilmente in un supermercato. Comunque in un grande magazzino, essere più corretti. Dovrebbero esserci farmacie. Al momento. Sono d'accordo. Sento rumori. Rumori che non mi piacciono. Continuo a sentire rumori che non mi piacciono. Che siano sopra di me?
entra nella farmacia. Ah, c'era una farmacia allora. Ok. Le mie idee sembravano corrette. Il problema è che non capisco dove sia il pericolo. Sento ci sia un pericolo. Oh. Un altro indiano? Fa quasi comico il fatto che punti la freccia verso l'unica apertura, effettivamente. E sì, ho visto qualcosa sbrilluccicare di là. Ma... sapete come sono fatta? Voglio controllare tutto. Eh sì, ho la voce un po' bassa per parlare. Qui? Chiusa. Combinazione necessaria. Ok. Sì, sì, entrare nella farmacia. Speriamo bene. Ho un mattone. E immagino di non poter utilizzare sulla combinazione. Fra l'altro, cos'è questo? American Princess. Tipo giochi per bambina? Bambole. Sì. Ok. Quella è la farmacia e immagino che succederanno cose bruttissime da qua a breve. Questo pareva un negozio di informatica dal nome Pixitech. Ok. Entriamo in questa farmacia. E per ora non vedo niente neanche qui dentro. Qualcosa da mangiare, fra l'altro? Ah, continuo a sentire dei rumori. Là forse è il nostro obiettivo. No, ci sono più obiettivi a quanto pare, ok. Ma come? Avete ingoiato le pillole e lasciato la bottiglia vuota? Qualcuno è venuto qui a rimpinzarsi di pillole... Beh, forse qualcuno c'è anche morto qui. Prendere grandi quantità di pillole tutte assieme non sembra la cosa più intelligente. Devo alzare in piedi per interagire qui. Scusi, vedo qualcosa che mi potrebbe interessare. L'appunto anche con la torcia, ma pare che... ah, devo essere molto più vicino per interagire, ok. Un fumetto? C'è qualcosa? Mi sembrava un fumetto però. Niente. O forse era un DVD. No. Va bene, diciamo che non rimarrò acquattata. Ho un po' di difficoltà a utilizzare il femminile, però sarò onesto. Lo sapevo. Hanno già preso tutto. Non dobbiamo affatto pensarla così negativa, non abbiamo ancora controllato tutta la farmacia. Andiamo! Peccato. Tra un poco penso che dovremo ricaricare anche la torcia. Appunto. Dovremmo forse controllare qualche punto più nascosto. Ci sarà un retro di bottega. Ah, alcol, questo non ce lo possono togliere. Andiamo dietro al bancone. Ok, delle lame. Oddio, forse che ci sia la combinazione qui? Combination, sì, sì, sì. Che abbia qualcosa con sé. Il farmacista è impazzito e mi ha aggredito. L'ho colpito con forza e ora è privo di sensi. L'ho chiuso nel negozio qui accanto. American Princess, qualcuno lo soccorra. Ok, credo che lì avremo un nemico infettato. E abbiamo la combinazione. E invece qui dietro? Ok. Ma come cazzo ci entro qui?
Immagino che c'entreremo con la chiave che prenderemo all'infetto. Esatto, serve una chiave. Sì, non mi sento neanche particolarmente intelligente per esserci arrivato, eh. Piuttosto banale. Però non lo percepiamo da qua. Che sia morto di fame? Anche se ancora non ho capito esattamente questi infetti. Perché vogliono spandere l'infezione? In fondo non sono esattamente come gli zombie o cose di cui si legge nei romanzi horror. Sono più che altro delle piante, per quanto parassiti. 30 a destra, 30 a sinistra, 31 a destra. Ha funzionato? Sì. Non mi piace per niente. Abbiamo il mattone. Non credo che ci possiamo fare altre armi, appunto. Merda, spore. Cazzo, e non abbiamo. Se hai intenzione di saltarmi addosso, fallo subito e basta. Cazzo. In effetti mi sono appena ricordato che non ci serve la maschera antigas, siamo immuni. No, ok. Davvero non percepisco nulla. Questo posto è inquietante. Ah, ecco qua. Dove sono venute le spore? Chissà perché non hanno attecchito anche all'esterno. Che ci sia un qualche tipo di buco o voragine che conduca ben più in profondità? Forse è stato chiuso ancora all'interno di un'altra porta? Perché qui... cosa abbiamo? Oh, qui intanto c'è qualcosa. Ok. Ma nient'altro. Non ci resta che vedere cosa c'è in fondo al negozio. Sperando nel frattempo di trovare qualcos'altro, ma... oh, pare che sia morto. Oh, cavolo. Non resuscitare, non resuscitare. Niente. Ma dov'è? Ah, la chiave. Ok, ecco. Oh, cazzo! Porca merda! Ok. Perfetto. Una chiave. La farmacia. Allora, biglietto del farmacista. Pensami mentre sarò via, mi mancherai, ma non troppo, Laura. Immagino fosse la ragazza del farmacista. Mi spiace, amico. È andata male. Ora, mi verrebbe da correre uscendo da qua. Stavo per dire, appunto... non possiamo essere troppo sicuri di nulla. È da solo, però? Forse ci conviene direttamente ucciderlo col coltello se è da solo. Già. Potrei utilizzare il mattone, ma... le dinamiche dell'utilizzo del mattone lanciato addosso ai clicker ancora non mi sono affatto chiare. Andremo con un approccio più diretto, sempre che si riesca a raggiungerla. Ok. Oh, ci ha lasciato un altro po' di alcol. Che si possa fare un medikit a breve. Speriamo. È successo qualcos'altro qui nel frattempo? Pare di no. Sono molto inquietanti queste sagome di cartone. Un istante mi era parso ci fosse qualcuno. Sì. No. Vuoto. Grande classico, eh? Ah.
Un elicottero militare. Lì ci sarà qualcosa. Probabilmente quantomeno un primo soccorso ci starà. Intanto vediamo che non ci sia nient'altro qui. Flow shots. Allora, e per chi non sapesse quali sono i vaccini per le varie influenze stagionali, sono molto più attenti di noi in America su queste cose. Per alcune è tutto un complotto delle case farmaceutiche. È un altro discorso questo. Niente qui. Peccato, avrei sperato in qualcosa di meglio. Dobbiamo confidare in questo elicottero, a quanto pare. Intanto siamo passati dietro a questo blocco. Quindi possiamo passare da là dietro, oltre che là a sinistra. Ok, controlliamo prima qua. Ah, la Pixitech. Beh, non era solo di informatica, era anche di elettrodomestici, a quanto pare, come negozio. E riaccendiamo la torcia. Non si vede quasi un accidente. No, sentivo qualcosa. Forse me lo sono immaginato. Di quasi continua. Ma pensavo fosse solo una piccola deviazione, ma a quanto pare è ben di più. Ok, qualcosa l'abbiamo trovata però. Già questo lo rende un viaggio non sprecato. Ho sentito un frusciare che non ho fatto io. Devo star diventando paranoico. Non mi tradire, torcia. Questi che prodotti ha? Per unghie. Ok, siamo approdati in un altro negozio, mi pare di aver capito. Un centro estetico. Oh, qui qualcuno ha fatto una brutta fine. Sì, brr. Per tanti motivi. Niente a quel filo. Ma delle band. Posso usare questo? E lui era dell'elicottero quasi sicuramente. Biglietto salone di bellezza. Questo pomeriggio il maresciallo capo Larry Caulfield ha perso la vita con onore. Durante il volo di ritorno alla zona di quarantena il nostro paziente si è trasformato. Deve aver inalato delle spore, perché nessuno di noi aveva notato la presenza di morsi. Il paziente si è liberato dalle cinghie e si è avventato sul pilota, il maresciallo Sean Brandon. L'ufficiale Caulfield ha cercato di fermare il paziente anche durante la picchiata dell'elicottero, salvandoci la vita. Ci siamo schiantati sul centro commerciale di una zona rurale del Colorado. Io, il soldato Eugene Ellis e l'ufficiale Caulfield siamo stati gli unici a sopravvivere. L'ufficiale Caulfield è stato morso sul collo dall'infetto mentre tentava di immobilizzarlo. Ci ha mostrato subito la ferita, consapevole del suo destino. Ho agito secondo il protocollo prima che l'ufficiale Caulfield potesse trasformarsi in uno di loro. Riposi in pace. Capitano Regan Francis, 4ª divisione di fanteria, zona di quarantena di Denver. Hai fatto quello che dovevi, soldato. E dal fatto che tu sia morto qui mi fa capire che hai continuato a fare quello che dovevi, suicidandoti. Già. Anche se non vedo l'arma. Quindi forse è stato un tuo commilitone a darti l'eterno riposo per risparmiarti una fine peggiore. Non saprei. Quello che so è che questo medikit non lo useremo per Joel, ma lo useremo per noi. Per aiutare lui dobbiamo prima di tutto essere pronti noi. Il suggerimento di scavalcare qui la ringhiera. Questo mi lascia intuire un'altra cosa ancora. Spero di poter passare da qui. No. Speranza vana. Che comunque dall'altro lato quindi non si potesse arrivare direttamente all'elicottero. Quindi velocemente, per quanto riesca a essere veloce, vediamo se ci fosse qualcosa da raccogliere di là. E dovrei passare non da qua, non da qua, ma da dove siamo passati prima? Oddio, trovare la strada a ritroso mi inizia a essere complicato. Sicuramente non era da qui.
Non ci sono più le mie tracce. Oddio. Ah, deve essere... Immagino fossimo passati tipo da qua prima. E ora non si possa più tornare indietro? Huh. O forse mi sono semplicemente perso io qualcosa, ma... In realtà è molto probabile che mi sia perso io qualcosa, ma non trovo la strada per tornare indietro. No. Non la trovo più. Va bene. Che dire? Questo è il destino. Procediamo oltre quella ringhiera. E poco male. In fondo non credo che avremo trovato niente di... troppo utile. Di qua non si può scendere direttamente. No. Ok. Ci siamo. Sbrigati. Di qua. Immagino sia un ricordo questo. Riley? Ci è mancato poco, eh? Sei una scheggia. Sono colpita. Grazie. Forza, dai. Saliamo, su. Ok, Riley. Allora, come le hai trovate? Intendi le luci? Sì. Ricordi il soldato che hai morso prima di rubargli la pistola? Vagamente. Sì, me lo ricordo. Quello è Trevor. Comunque, l'ho visto in strada e gli sono rimasta attaccata al culo. L'ho seguito in un vicolo e le luci mi hanno assalita. Poi mi hanno portata nel loro nascondiglio, da Marlene. Hai avuto paura? Ero terrorizzata. Pensavo che mi avrebbero sparato. Ma lei ha detto solo... Perché ci hai messo tanto? Mi stava aspettando. Addirittura. E così ti ha arruolata nelle luci? Quasi. La faccenda dell'agguato era solo un test. Voleva capire se tenessi davvero alla causa. E quindi adesso ha mandato te per arruolare noi? Molto interessante. Quindi questo è il modo in cui ci siamo approcciati per la prima volta a Marlene e alle luci? Questo deve essere stato un giorno molto brutto per Marlene. Peccato che lei non lo sapesse.